Prego. Grazie Presidente. Per la sua età e la sua esperienza pregressa mi sembra tagliata per questa posizione. Poi un attimo di gelo, i suoi occhi si posano sulla mia fede. Vedo che è sposata, ha anche figli? No, io decisa. Ma non mi fraintenda, noi non potremmo che essere felici se lei un giorno ci desse la notizia di essere in attesa. Ricambiai con uno sguardo a metà tra il serio e un pizzico di ingenua ammirazione mista ad una congenica diffidenza partenopea. Non è mia intenzione al momento avere figli. Vorrei innanzitutto migliorare la mia posizione lavorativa. Dopo 3 giorni ricevo un'email. Ci spiace, abbiamo preferito una collega che non ha altre priorità che quella di lavorare. Ma vado a quel paese e lo sto un attimo modificando. Qual era la mia? Forse quella di rubare lo stipendio? Ho pensato nei giorni successivi di voler aggiungere al curriculum. Segni particolari? Sterile. Vede, Presidente, questa è una lettera che è di una denuncia di una giornalista che si è trovata in questa posizione, dove è stata discriminata perché è donna. Ora... Le chiedo una cortesia, però tenga il microfono vicino. Sì, sì, certo, abbiamo grazie. Difficoltà a sentire proprio. Ora, essere donna, moglie e madre... non può e non deve essere considerato un handicap. Vede, purtroppo non c'è nessuna legge che può aiutare questa situazione, ma deve essere un attimo l'istruzione e soprattutto un corretto rivolgersi nei confronti delle donne, perché ci vuole rispetto, e questo è quello che sta mancando. Al di là di tutto quello che si può dire, che le leggi devono aiutare le donne, perché non è questo, questo ci fa ancora di più considerare come degli esseri inferiori. Quindi per cortesia cerchiamo un attimo di riprenderci la nostra dignità e soprattutto cerchiamo di ricordare quanto valgono le donne, quanto vale essere mamma e quanto può valere essere moglie. Grazie. La ringrazio, ho chiesto di intervenire all'onorevole Micì.